Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dell'Angolo del Mecha. Oggi parleremo dei Mobile Suit federali presenti nella prima serie di Gundam, quella datata 1979. Cominciamo quindi con il modello RX-78-2, il Gundam, il Mobile Suit di punta del progetto V, quello con cui la federazione voleva rispondere ai Mobile Suit messi in campo dal Principato di Zion. Questo Mobile Suit è unico nella serie, nel senso che ne esiste un solo esemplare, perché è un prototipo, e viene pilotato dal giovane pilota federale Amuro Ray. Ma cos'è che ha reso il Gundam veramente più forte rispetto agli altri Mobile Suit della serie? Tanto per cominciare il suo armamento, il titanio lunare che compone la sua corazza lo rende sostanzialmente invulnerabile alla maggior parte dei colpi da mitragliatrice pesante o da cannoni che gli vengono sparati contro. Per quanto riguarda invece la fase offensiva, il Gundam ha diversi armamenti a sua disposizione. Alcuni sono incorporati ad esso, come i cannoni Vulcan, posizionati sulle sue tempie, che gli permettono sia di distruggere piccoli missili lanciati di contro che abbattere velivoli, anche se sono poco efficaci contro le pesanti corazze di altri Mobile Suit. Ma la vera arma rivoluzionaria del Gundam è il suo fucile a megaparticelle, o fucile a raggi, anche detto Beam Rifle. Questo, con un solo colpo, è in grado di penetrare la corazza di un Mobile Suit e farlo esplodere. Questo perché? Perché in realtà, nonostante abbia una carica limitata, questo fucile emula esattamente le prestazioni del cannone principale di una corazzata. Le megaparticelle che abbiamo appena visto sono in realtà composte da particelle Minovsky di carica opposta compresse insieme. In realtà c'è un altro modo che il Gundam ha a disposizione di utilizzare le particelle Minovsky, ed è quello di realizzare il cosiddetto high field, che è un campo in cui le particelle Minovsky si dispongono in maniera ordinata, a forma di spada, quella che viene cosiddetta la spada laser o beam saber. Questa infatti raggiunge elevate potenze e elevate temperature ed è in grado di fondere il metallo e quindi tagliarlo come se fosse burro. Questo ovviamente è ciò che accade alle corazze dei Mobile Suit, alle corazze delle astronavi nemiche, quando non sono predisposte, non sono difese da una apposita copertura antiparticelle. Per il combattimento ravvicinato, invece, il Gundam è equipaggiato, anche se durante la serie lo si vede poco, con l'Hyperhammer, ossia una palla chiodata legata a una catena che viene impugnata dal Gundam e che può essere utilizzata proprio come se fosse una mazza frusto. La versione potenziata di quest'arma è quella che prevede l'installazione di motori sulla palla chiodata, in modo da poterla direzionare con più velocità e quindi con maggior potenza contro il nemico. Infine il Gundam è equipaggiato anche per il combattimento antinave con dei bazooka a lunga distanza caricati con 5 missili. Questi sono in grado di infliggere gravi danni alle astronavi nemiche. Ma per quanto potenti possono essere gli armamenti a disposizione del Gundam, in realtà la sua forza sta all'interno dei circuiti elettrici che lo controllano. Infatti, un algoritmo di machine learning permette al Gundam di rispondere in maniera sempre più efficiente e ottimale mano a mano che apprende attraverso le varie battaglie. Questo significa che nel corso della serie il Gundam risulta sempre più potente. Ovviamente il Gundam era considerato la punta di diamante dell'esercito federale, quindi doveva essere adatto sia al combattimento nello spazio che a quello sulla Terra. Pertanto, per concedergli di poter rientrare nell'atmosfera senza bisogno di una nave appoggio, gli è stato fornito anche una sorta di rivestimento di materiale termico resistente in modo da potergli permettere di attraversare indenne l'atmosfera senza fondere, come invece fondono gli altri Mobile Suit del Principato. Un'altra caratteristica del Gundam, che invece vedremo condividere con gli altri Mobile Suit del progetto V, è il cosiddetto Core Block System, ossia il fatto che il Gundam sia assemblabile. È composto infatti da una parte superiore, la parte A, la parte delle gambe, che è la parte B, e il Core Fighter, una sorta di caccia spaziale che può essere trasformato nel cockpit del Gundam. Vi è da dire comunque che durante la serie anche il Gundam mostrerà i suoi limiti, e per questo andrà incontro a un potenziamento fatto attraverso una membrana magnetica applicata sulle articolazioni in modo da renderle più rapide e veloci a rispondere ai comandi del pilota, come se si stesse aggiungendo dell'olio sulle giunture. Con questo si chiude il primo video della serie dell'Angolo del Mecha. Nel prossimo video continueremo a parlare dei Mobile Suit federali, sia del progetto V che non. Vi chiediamo di lasciare un like e un commento per dirci che cosa ne pensate di questo nuovo format. Saluti e alla prossima!